Salve a tutti, Team Colmice nuovamente in azione. Oggi andremo a testare le nostre creaturine, i sabichi. Quindi vedremo se i dettagli faranno la differenza. Buona visione, si parte. Siamo arrivati nella zona di pesca, siamo su un relitto che dista circa 4 miglia dalla costa, un luogo ideale per insidiare i nostri amati predatori. Montiamo le canne, scegliamo il nostro sabichi e andiamo in pesca. A questo punto prendiamo la nostra canna, che nel mio caso è la Dasco, è una canna jolly che ho sempre a bordo con me. Imbobinata con del multifibra 8 fili da 15 libbre, morbidissimo, della Weeper, e sceglieremo un sabichi. Proverò uno dei più amati degli italiani, quelli con i pallini di due colori e pelle di pesce. Inserisco il moschettone, vedete? Semplicemente, e inizio a srotolare i nostri ami. Arrivati in fondo metteremo il piombo, che in questo caso sarà da onetto, e scendiamo in acqua. Eccoli, caliamo il nostro sabichi e vediamo che pesci sono. Sugarello e sugarello. Prima che l'ha andata bene, riandiamo in mare. Si è fatto il pieno. Il braccio e vabbè ormai è già primavera, ma un po' di venticello è ancora freschetto, quindi ho dovuto mettere il cappello invernale. E vabbè, per esigenze televisive, soprattutto di salute. E a questo punto cosa faremo? Prenderemo un nuovo sabichi e faremo un altro test. Quale vi piace di più? A caso?
Proviamo questo, vai. Anche questo è un fluorocarbon. Vedete la particolarità nella realizzazione. È stata fatta con manualità certosina, veramente. Vedete i dettagli. Spettacolo. Quindi anche il rosa è passato all'esame. E a questo punto metteremo un nuovo salvietto. Terza prova, famolo strano. Pelle di pesce rossa e bianca. Caliamo questo innovativo salvietto e vediamo il risultato. Gli prende anche di fuori quello rosso. Incredibile. Io dopo tutte queste farei l'ultima prova e poi finirei il nostro video. E ora tocca a questo modello qui. Che bellezza, che bellezza, che bellezza, che bellezza, che bellezza, no, spettacolare. Dopo un'oretta di test possiamo dire che i nostri sabichi sono passati all'esame a pieni voti. Qualità dei materiali, qualità della costruzione e soprattutto la cura nei dettagli. I dettagli, come sempre dico, fanno la differenza. Per questa sessione abbiamo scelto alcuni modelli perché la gamma è molto vasta, ci sono più di 60 scelte. A questo punto non mi resta altro che salutarvi e dirvi alla prossima, come sempre, da Team Colmici. Ciao a tutti!